Benvenuti a una nuova puntata di Inside Europe. Oggi siamo con Anna Cinzia Bonfrisco, eurodeputata della Lega al Parlamento Europeo, membro della Commissione Affari Esteri, della Commissione per i Bilanci e della Sottocommissione Sicurezza e Difesa. Benvenuto onorevole. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo naturalmente di Europa, ma partiamo dai temi legati proprio alla sicurezza e difesa. Il tema specifico è la difesa europea. Quali sono le sfide per questo auspicabile sistema di difesa europea? Sono molteplici, partendo soprattutto dalla sfida culturale, di avanzare sul terreno dell'armonizzazione, no, delle nostre istituzioni e del giusto equilibrio tra il contesto europeo e la volontà degli Stati membri, però, che è ancora, diciamo così, prevalente nel progetto europeo. Ma se sono vere le parole della Presidente von der Leyen, che dichiara di voler lavorare in questa legislatura sulla crescita del ruolo di autonomia strategica dell'Unione Europea, ecco, dalla volontà che avremo tutti di poter concretizzare la difesa europea, capiremo se le ambizioni dell'autonomia strategica sono realistiche oppure no. Noi abbiamo bisogno, partendo dal dato culturale, dalla visione che condividiamo, dai valori che vogliamo difendere, soprattutto quei valori, quell'identità europea che riteniamo siano i migliori principi a cui ispirarsi per guidare i popoli. E se riusciamo ad armonizzare tutto questo, a condividerne anche i contenuti poi concreti, specifici, a partire per esempio dall'esercito europeo, no? Che è oggi al centro del dibattito. Serve questo o serve invece, come io penso, una fortissima cooperazione tra gli Stati membri per arrivare poi al medesimo risultato? Perché l'importante è avere uno strumento capace, no? Adeguato, efficiente. E questo non significa averci un esercito necessariamente, significa avere una risposta pronta. Ecco, da qui dipende se l'ambizione di giocare un ruolo nello scacchiere geopolitico mondiale di autonomia strategica è realistica oppure no. Quindi una grossa cooperazione tra le forze di difesa nazionali che possano permettere la difesa comune dei confini europei, che è molto importante. Molto importante. L'Europa in questi anni è riuscita ad avanzare su questo terreno. Se l'Europa è riuscita, ancora con la Commissione Juncker, a prevedere un forte impulso alla spesa militare, no? Chiamiamola col suo nome, nel contesto di una cooperazione interna ma anche verso l'esterno, cioè verso altri paesi terzi rispetto all'Unione Europea, e se è arrivata a comprendere l'Europa, pur con molto ritardo, che non può esserci una PESCO, no? Una politica estera europea senza una dimensione militare, beh, vuol dire che l'Unione Europea qualche passo avanti l'ha fatto in questi anni. Siamo ancora lontani da quello che probabilmente ci aspettiamo, anche in virtù della forte accelerazione degli ultimi avvenimenti, degli ultimi squilibri, chiamiamoli col proprio nome, che sono intervenuti ai confini dell'Europa. E oggi forse più che in altri momenti sentiamo l'esigenza, avvertiamo forte l'esigenza di poter saldare politica estera con una politica di difesa e quindi una politica militare. Ecco, riprendendo il suo accenno alle criticità che si sono presentate negli ultimi anni, delle criticità asimmetriche del terrorismo e delle pressioni migratorie che abbiamo subito sui confini, a livello nazionale il nostro sistema di difesa nazionale è pronto e adeguato a queste sfide che si stanno prospettando nel prossimo futuro? Dal punto di vista tecnico, senz'altro sì.
Io ho grande rispetto per il lavoro svolto dai militari italiani in questi anni, ma so che a fronte del grande lavoro fatto dai militari in questi anni, non c'è stato un grande lavoro da parte delle istituzioni, dei governi in generale, della politica, se vogliamo dirlo ancora più ampiamente, che ha accompagnato, no, questo processo così importante e positivo svolto dalle nostre forze armate. Perché noi abbiamo tutti i presupposti per poterlo fare, tutti i fondamentali per poterlo svolgere, e ci manca la volontà politica di valorizzarlo, di offrirlo all'Europa come un buon modello, una best practice, come dice l'Europa, e lo è senz'altro, sia dal punto di vista tecnologico come da quello invece delle forze sul terreno, dell'uomo, degli uomini, delle donne, delle forze armate, che sono ancora uno dei migliori modelli al mondo. E non è un caso che in alcuni teatri, in alcune realtà dove le nostre missioni di pace lavorano per portare pace, i militari italiani siano i più apprezzati. E il mio rammarico è che né i governi italiani e nemmeno però l'Unione Europea ha ben chiaro che insieme possiamo svolgere un grande lavoro. L'Unione Europea tende invece ad applicare anche in questo settore, anche su questo terreno, una logica che finora ha portato male all'Europa e ha indebolito l'Europa, che è una sorta di asse franco-tedesco che anche su questa, in questo ambito cerca di prevalere rispetto agli altri, e questo è un grande errore dal mio punto di vista. Ora, quel bilancio che si vorrebbe maggiormente dedicato alla difesa, in una combinazione equilibrata tra spesa diretta per la difesa, la mobilità, la sua logistica, la sua organizzazione, e spesa per la ricerca dell'industria della difesa, perché quell'industria della difesa diventa, è già diventata e diventerà sempre più importante, no, nel contrastare le nuove minacce, e è un buon segnale, ma il miglior segnale è quello di poter condividere con le importanti storie europee, che sono diverse, che sono tante, l'impegno da svolgere, il livello che noi vogliamo saper rappresentare. Se invece è solo un'operazione franco-tedesca, sappiamo che ha alcune punte avanzate, importanti, significative, e tante invece criticità che si porterà dietro. E quindi, in una parola, o la difesa europea è davvero europea e l'Italia gioca un ruolo importantissimo, oppure, anche alla luce della Brexit, ho idea che stiamo facendo i conti senza l'oste. Tra l'altro l'Italia è una cerniera tra l'Occidente e l'Oriente, affacciandosi sul Mediterraneo e potendo influire su tutta quell'area che va dal Libano alla Tunisia, che potrebbe essere effettivamente il ponte verso un nuovo Mediterraneo. Bravissimo, infatti il punto è proprio questo. Se noi siamo la cerniera tra l'Oriente e l'Occidente, e il Regno Unito è la cerniera tra l'Atlantico e il Mediterraneo, è proprio una rivisitazione della nostra grande alleanza occidentale, atlantica, quella che poi noi dobbiamo saper svolgere e sviluppare dentro la NATO, ad esempio. Ecco, questo assegna un grandissimo ruolo all'Europa e in particolare all'Italia. E dove noi abbiamo peccato dal punto di vista nazionale? Nel non comprendere che sulla vicenda libica noi dovevamo, pur nel disastro che è stato favorito dalla comunità internazionale e anche dall'Europa nel 2011,
E se nel 2011 qualcuno ha deciso che in quel paese bisognasse intervenire e poi alla luce di tutti questi anni noi ci ritroviamo con uno Stato fallito, un disastro dal punto di vista umanitario, una minaccia, un pericolo fortissimo per i confini dell'Europa, beh, allora o l'Unione Europea capisce che questa partita si gioca nel Mediterraneo con i protagonisti del Mediterraneo, oppure non penso che la conferenza di Berlino riuscirà a dare un contributo alla pace in Libia. Onorevole, io la ringrazio per essere stata con noi in questa puntata di Inside Europe e grazie per averci illustrato, diciamo, il suo punto di vista sui temi di difesa e di sicurezza. Speriamo di avere la nostra ospite ancora in qualche altra puntata. Grazie a voi per il vostro lavoro e grazie a chi ci ha ascoltato. E a tutti voi do appuntamento alla prossima puntata di Inside Europe.